Benvenuti alla quarta edizione del telegiornale sportivo di Argenta. Ecco a voi gli ultimi aggiornamenti sull'andamento dello sport argentano. Si è svolto al Pala Salvatore di Consandolo, in provincia di Ferrara, organizzato dalla Cestistica Argenta, la finale interzona dell'Under 17, per l'accesso alla finale a 16 nazionale. Si sono incontrate le formazioni di Piemonte, Lombardia, Veneto e Sardegna. La manifestazione si è svolta con la collaborazione della FIP provinciale di Ferrara, che ha messo a disposizione i propri arbitri di categoria superiore e vigilato sullo svolgimento delle gare. La prima divisione della cestistica argentana si è aggiudicata la finale di play-off battendo la squadra del Comacchio con il punteggio di 91-72, ribaltando decisamente la sconfitta nella partita di andata persa di soli 4 punti, venendo quindi ammessa al campionato di promozione. La Palestra Aquarium organizza all'interno dei suoi stabili molti corsi sportivi, tra cui quello di Aikido. Per conoscere meglio tale disciplina abbiamo intervistato il maestro Franco Biavati. Tra le arti marziali forse è la più complessa. Nel senso che c'è un uso del proprio corpo, dell'energia e della forza di se stessi e dell'altro, il lavoro di relazione, che le stesse leve sono effettivamente molto complesse. Gli aspetti non solo spirituali, ma anche più banali dell'etichetta, sono molto importanti. Siamo andati a sentire come sono andati i campionati di quest'anno della Pallavolo Argenta, in modo particolare il campionato di Serie D maschile e di prima divisione femminile della Pallavolo Argentana, che si sono classificate seste nei loro gironi. Abbiamo raggiunto buoni risultati in ambito maschile con la Serie D, che ha ottenuto un buon sesto posto, che per il livello del campionato è sicuramente soddisfacente come risultato finale, e quindi ci ha sicuramente dato ottime soddisfazioni. Invece all'ambito femminile, la prima squadra che partecipa al campionato di prima divisione, dopo un avvio magari un po' stentato, sicuramente ha chiuso in bellezza raggiungendo un bel sesto posto che, visto com'era partito il campionato, di sicuro era ormai fuori da qualsiasi previsione. Invece, con una bella serie di vittorie, soprattutto nel finale di campionato, il sesto posto è stato raggiunto, salvezza tranquilla e quindi gran bel risultato per le nostre ragazze. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell'Argentana Calcio e sull'andamento generale del campionato. Un'annata soddisfacente, una buona annata, e che ha messo in luce soprattutto alcuni giovani molto interessanti, che spero in futuro o con i nostri colori o addirittura anche in altre categorie superiori con altri colori abbiano le loro soddisfazioni. Queste erano le ultime notizie. Ci rivediamo alla prossima edizione. Arrivederci.